Adesso facciamo il chakra Tai Chi e provo di farne la traduzione alla psicologia occidentale. Perché mi sono resa conto che i chakra possono essere messi in relazione alle fasi di sviluppo psicologico descritto di Freud e che possiamo guarire il bambino ferito interiore attraverso i chakra. I passi dello sviluppo che non abbiamo potuto fare nell'infanzia si possono recuperare lavorando coi chakra. Cominci a fare il movimento del primo chakra che ti ricordi, era così. E facciamo passare l'energia tra il primo chakra. I chakra, un sistema della India che diceva che nel primo chakra è tutta l'energia e facevano il disegno di una serpente che stava aspettando che ogni anno si sveglia un altro chakra. E possiamo anche farne la traduzione alla psicologia occidentale. È il primo anno, quel anno che Freud chiamava la simbiosi. E sì, nel primo anno abbiamo avuto una mamma che si è occupato di noi, che ci voleva molto bene. Ci sentiamo amati. E facendo parte, e ci dà anche sicurezza. Ci sentiamo sicuri. E pensaci, com'era il tuo primo anno? C'era una famiglia che ti ha accolto con molto amore? I tuoi genitori o nonni o qualcuno c'era per te per farti sapere sei amato, sei amato. E vai a cercare adesso l'energia universale e la fai passare per tutti i chakra e rimani sul primo chakra. E immagina adesso di vedere quel piccolo bambino appena nato. E vai da lui, prendilo in braccio e digli benvenuto. Mi fa molto piacere che stia qua. Ti voglio bene, stai bene così come sei. Andiamo adesso al secondo chakra. Ti ricordi del movimento? Facendo passare l'energia tra il secondo chakra si diceva che in generale nel secondo anno si comincia a sviluppare questo sentimento di gioia, di giocare, e specialmente se facciamo la traduzione alla psicologia occidentale, il secondo anno è quando il bambino comincia a camminare e va dappertutto, scopre il mondo, prende tutto in mano, comincia a dare ad altri attenzione,
bambini per giocare. E ricordati com'era quando tu eri piccoli, avevi forse 2 anni. Hai potuto giocare, hai potuto scoprire il mondo. E prendi adesso l'energia universale, la fai passare dal chakra di corona, terzo occhio, collo, cuore, terzo chakra, qui vai al secondo chakra. E forse puoi vedere il tuo bambino piccolo interiore. E forse vuoi andare dal bambino e dirgli: mi fa tanto piacere quando tu godisci della vita, quando tu giochi. E mi piace anche giocare con te. E vai adesso al terzo chakra. Ti ricordi il movimento? La gamba sinistra davanti e fai un cerchio come l'orologio. E butti fuori tutta questa energia vecchia che ti dice: non sei importante, non puoi, non vali. E cerchi ancora l'energia universale, la porti al terzo chakra. E fai lo stesso movimento con l'altra gamba. E vai a cercare quella nuova energia qui dal mare, questa nuova energia che ti dice: sei importante anche te, vali, puoi. Guarda il tuo bambino, hai 3 anni. Ha potuto svegliarsi psichicamente? Ha potuto imparare a fare le cose da solo? Ha potuto dire qualche volta: no, non voglio? E gli hanno voluto bene uguale? Prendi l'energia universale, portalo tra chakra di corona, terzo occhio, collo, cuore, al terzo chakra. E immagina di vedere la tua bambina di 3 anni. E prendila della mano e di lì: mi fa molto piacere che cresci, che hai le tue proprie idee, la tua propria volontà, che vuoi fare le cose da sola, che vuoi essere indipendente. Ti aiuterò. Mi piace che lo fai. Sei molto importante. Vai adesso al chakra del cuore. Ti ricordi? Si può prendere l'energia universale. Prendi questa energia del mare. Prendi quell'amore. Prendi quell'amore e portilo a te. E dimmi a te stesso:
Ti voglio bene, così come sei. Ti voglio tanto, tanto bene. E senti come questi braccia ti portano quell'amore. Ti fanno vedere che ci sono tanta gente che ti vogliono bene, che sei un essere amato. E una volta che sai che sei un essere amato, anche tu puoi inviare quest'amore ad altri. Prendi tutto l'amore che c'è per te e invia l'amore ad altri. Ricevi e dai. Ricevi. E prendi ancora l'energia universale e la porta tra il chakra di corona, terzo occhio, collo, al tuo cuore. Vai al chakra della gola. Ti ricordi? Prendi la nuova energia e la porti al tuo collo. È quella che non ti serve più. La butti via. Prendi, dai, prendi nuova energia e butta via quella che non ti serve più. Tutta questa energia che ti dice, zitta, non parlare di come tu ti senti, non dire a nessuno che hai paura e sentimenti di chakra di base. Non raccontare a nessuno che hai anche sentimenti sessuali del secondo chakra. Non dire mai quando sei arrabbiata il chakra, il terzo chakra, o che sei impotente. Non parlare mai della tua tristezza, del chakra del cuore né dell'amore. E prendi nuova energia che ti dice, puoi scegliere le persone a chi puoi fidarti. E ricordati che puoi prendere tutti e due mani, già lo sai fare, per portare via l'energia allo stesso tempo che prendere nuova energia. E prendi ancora l'energia universale, la porta tra il chakra di corona, terzo occhio, al chakra della gola. Prendi vai adesso al terzo occhio. Pulisci ancora una volta l'energia e fai passare la nuova energia tra il terzo occhio. La tua intuizione, il tuo sapere interiore. E chiedi se vuoi, se in questo momento c'è qualcosa che ti vogliono far vedere. Far vedere il nuovo passo che forse starebbe bene fare. E porta ancora l'energia universale, la fai passare tra il chakra di corona, terzo occhio, ma adesso lo porti giù tra tutti i chakra, ai primi chakra. Adesso vai al chakra di corona. Apri il chakra di corona, muovi l'energia, apri ancora. Muovi l'energia, apri
apri ancora, muovi l'energia e rimani un po' con quel chakra che ti fa sentire unito con tutti, con tutti. E se vuoi, chiedi se c'è un messaggio per te in questo momento. E se c'è, ascolta. E raccogli l'energia universale. La fai passare e se c'è un messaggio, fai anche passare il messaggio dal chakra del terzo occhio, collo, cuore, terzo chakra, secondo chakra e primo chakra. Nelle gambe e sentiti radicato con la terra e unito tra la tua colonna vertebrale, tra le tue chakra, con il cielo e la terra.